Questo è Claudio, un traduttore freelance e padre di due figli. Nel quartiere dove vive Claudio c'è un edificio vuoto. L'amministrazione comunale intende trasformare questo edificio in uno spazio di co-working. A Claudio piace l'idea, perché attualmente sta lavorando da casa e vorrebbe avere la possibilità di affittare una postazione di lavoro in uno spazio di co-working nelle vicinanze. Tuttavia, a suo parere, ciò di cui il suo quartiere ha veramente bisogno è un asilo nido. Pertanto, Claudio consulta l'applicazione Smarticipate, una piattaforma utilizzata dalla sua amministrazione comunale per coinvolgere i cittadini nei processi di pianificazione urbana. Claudio utilizza il simulatore Smarticipate di modelli 3D e progetta un edificio per un asilo nido proprio accanto allo spazio previsto per il co-working. La piattaforma gli dà un feedback automatico. Purtroppo il piano urbanistico non consente la realizzazione di un secondo edificio in questa area. Claudio è rammaricato. Tuttavia, Smarticipate informa Claudio che avere più asili nido in questa zona è in linea con gli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale. Inoltre, le normative urbanistiche consentirebbero l'aggiunta di un altro piano all'edificio vuoto per ospitare sia lo spazio per il co-working sia l'asilo nido. Claudio aggiunge un altro piano per un asilo nido nel simulatore di modelli 3D e condivide la sua idea con la sua amica e vicina di casa, Maria. Maria ritiene che l'asilo nido comporterebbe un beneficio per il quartiere e migliorerebbe anche il piano originale dell'amministrazione comunale. Maria incoraggia gli amici sui social media a verificare l'idea di Claudio su Smarticipate. L'idea si diffonde rapidamente ed è discussa online. L'amministrazione comunale prende atto del sostegno da parte della cittadinanza nei confronti della proposta di Claudio e invita i residenti del quartiere a un workshop. Durante questo workshop, i residenti e gli amministratori comunali discutono la proposta aglio. Nel corso dell'incontro sono sviluppate idee per modificare il business plan dello spazio di co-working al fine di consentire anche la gestione di un asilo nido nell'edificio. La nuova proposta è sottoposta agli esperti dell'amministrazione comunale per la revisione e gli studi di fattibilità. Dopo alcune modifiche tecniche da parte degli esperti, il piano è pronto per essere attuato. Claudio e Maria sono soddisfatti. La loro idea ha avuto successo e oltre ad uno spazio di co-working avranno un asilo nido nel loro quartiere. È stato anche un successo per l'amministrazione comunale. Il coinvolgimento dei residenti del quartiere ha consentito di ottenere il loro supporto nonché un miglioramento del progetto. Smarticipate ha contribuito in questo processo consentendo il coinvolgimento dei cittadini e rendendo più semplice ed efficiente lo scambio di idee tra i cittadini e l'amministrazione. Smarticipate è un progetto di ricerca finanziato dal programma della Commissione Europea Horizon 2020. Dal 2016-2019 un gruppo scientifico di partner svilupperà la piattaforma Smarticipate. La storia di Claudio è solo uno dei molti modi in cui la piattaforma Smarticipate sarà in grado di contribuire ai processi di pianificazione locale. Può trovare più informazioni nel sito web del progetto www.smarticipate.eu, Twitter, hashtag Smarticipate e LinkedIn.